Cellulare secca pulita per i negozi. Da immobiliare.it il 13 dicembre 2019, sezione mercato immobiliare. Il governo ha deciso di abrogare la cedolare secca al 21% che era stata inserita soltanto un anno fa sugli affitti dei negozi e che aveva l'obiettivo di limitare la crisi sempre più allarmante del commercio e dei locali. Grande apprensione per tutti i commercianti e per le associazioni di categoria che ora vedono gli spretti di un rallentamento del mercato. Un intero comparto rischia quindi di entrare in serie difficoltà per l'abolizione della cedolare secca sull'affitto dei negozi, con lo Stato che avrà un aumento delle entrate stimabile in 163 milioni solo nel 2020. Molto dura Confesercenti, che dichiara come questa sia una cancellazione improvvisa e inaspettata che ci lascia a dir poco perplessi. Si trattava di un provvedimento che senz'altro poteva e doveva essere migliorato, ma non stralciato del tutto. Così si dà un ulteriore colpo ai piccoli negozi. La cedolare secca al 21% sui negozi era stata introdotta lo scorso anno e sembrava dover essere riconfermata contro un processo di crisi inarrestabile che si sta verificando in molte città nel settore del commercio. Una scelta che era stata fatta per avvantaggiare i proprietari dei locali e che ora, con la sua abrogazione, rischia di portare ad un effetto boomerang e alla chiusura di molti esercizi. Confesercenti chiede subito il ripristino della vecchia cedolare secca, ma apportando una modifica alla concessione solo se in connessione ad un canone concordato con il locatario, in maniera tale da diminuire il costo del nuovo provvedimento. Va ricordato che in Italia ci sono ben 500.000 di negozi sfitti, con un minor gettito di entrate per lo Stato. Il presidente di FIPE Confcommercio Santino Taverna dichiara: anziché disincentivare la concorrenza sleale, colossi internet, si incentiva la chiusura dei negozi tradizionali, imbufaliti i proprietari degli immobili di Confedilizia. Per il presidente Giorgio Spaziani Testa, senza la cedolare il proprietario torna soggetto all'IRPEF, all'addizionale regionale, all'addizionale comunale e all'imposta di registro, per un carico fiscale che può superare il 48% del canone e al quale si deve aggiungere l'IMU-TASI, oltre alle spese di manutenzione dell'immobile e al rischio morosità. Sul mattone lo Stato appare quantomeno confuso: da una parte conferma e allarga gli incentivi per gli interventi su immobili che comprende il nuovo bonus facciate, poi però si riprende con la patrimoniale sugli immobili 22 miliardi di euro l'anno. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti e ricordati di cliccare sulla campanella per sapere ogni volta che verrà caricato un nuovo video.